Allora, Sindaco, il giorno di questa inaugurazione di Parco Pari dopo tanto lavoro è arrivato. Quali sono le sensazioni, le emozioni di questa giornata per lei? Ma no, le sensazioni sono le sensazioni positive di quando pensi una cosa, la desideri molto, la progetti e la realizzi con tutte le difficoltà e le incognite che ci sono sempre in tutti i lavori pubblici. E quindi arrivare qui oggi e vedere migliaia di persone, godersi questo spazio che è uno spazio unico in Italia per dimensioni, ma per qualità dello spazio, per concezione, uno spazio completamente accessibile a tutti. Davvero vedere così tante persone e pensare a quello che questo spazio può significare per la nostra città oggi, ma può significare per le prossime generazioni, è una cosa che ti apre il cuore e ti ripaga di tutte le discussioni, le polemiche, insomma le stupidaggini che a volte si leggono sui giornali. E va bene così. Oggi è una bella giornata e da oggi in avanti sarà veramente bello. E mi piace questa scritta qui dietro di noi, che I love Cuneo. È veramente questo spazio è un atto d'amore della città per la città. Le sensazioni, l'emozione e le parole veramente non ci sono, perché vedere queste migliaia di persone è stato un ripagamento di tutto il lavoro fatto, anche faticoso ma ambizioso, e come dire, in bocca al lupo per avere un parco così enorme. Lo spazio verde più grande al momento d'Italia, un lavoro lungo che ha curato naturalmente anche lei. Ecco, che spazio sarà questo per i cunesi? Sarà un pezzo della città, come ho detto prima. Si può venire per stare, per giocare, per attraversare, per fare sport. È veramente il parco della comunità di Cuneo. Ben inaugurato il Parco Parri, davvero bellissimo, lo spazio verde più grande d'Italia a Cuneo. Cosa può rappresentare? Che biglietto da visita può essere anche a livello di promozione turistica per la città di Cuneo e il territorio cunese? Un biglietto da visita sicuramente importante. Cuneo è già una città vocata alle attività outdoor grazie al Parco Fluviale. Questo è un ulteriore tassello che va ad aggiungersi alle tante opportunità che la città offre, quindi non solo Parco Fluviale, non solo camminate lungo i viali, sotto i portici, buona ristorazione, ottima accoglienza, una buona offerta anche di piccoli musei, ma questo polmone verde che oltretutto fa un po' da cerniera tra il centro cittadino e il quartiere più periferico di San Paolo saprà attrarre non solo i cittadini ma anche i turisti. Noi faremo la nostra parte per farlo conoscere.